No, no, ma lo trovo. Ah. Ah, sì, sì. Ciao. Levali presto. Riportatelo in corsia, è tutto rimandato. Ma è già anestetizzato. Sì, ma ho un caso di vita e di morte. Va bene. Intanto rifate di tutti gli esami e poi si vede. Sorella, sorella. Riportiamolo in corsia. Amici miei, ha anticipato quello che è successo in questi giorni. Sembrava una battuta, in realtà è successo davvero. In questi giorni un paziente ormai già sedato, già pronto per l'intervento chirurgico per un tumore, è stato bloccato il percorso chirurgico perché mancava sangue. Cosa che noi avevamo denunciato già a settembre scorso che sarebbe successo, perché hanno un'organizzazione veramente da barzelletta. Su questo pretendiamo che venga fatta piena luce, stiamo organizzando un'interrogazione per capire se verrà considerato un evento sentinella e quindi che il rischio clinico indaghi su questa vicenda vergognosa.